Il capitolo approfondisce la storia di Gertrude, la signora del convento che offre protezione a Lucia e Agnese. Il padre di Gertrude, un potente principe, approfitta di un momento di debolezza della figlia per convincerla a entrare in convento. Usando manipolazione psicologica e pressione familiare, il principe riesce a far sì che Gertrude accetti apparentemente di sua volontà la vita monastica. Gertrude viene preparata per la sua visita al convento di Monza, dove deve chiedere di essere ammessa come novizia. Nonostante i suoi dubbi interiori, la pressione familiare e la paura di deludere le aspettative la spingono a procedere. Durante l'esame del vicario delle monache, Gertrude mente sulla sincerità della sua vocazione, temendo le conseguenze di una confessione onesta. Il vicario, ingannato, approva la sua ammissione al convento. Dopo un anno di noviziato, Gertrude pronuncia i voti solenni, diventando monaca per sempre. Tuttavia, invece di trovare pace, prova avversione per la vita monastica e si comporta in modo conflittuale con le altre suore. Divenuta maestra delle educande, Gertrude alterna comportamenti tirannici a momenti di eccessiva indulgenza, riflettendo la sua insoddisfazione e frustrazione. La svolta drammatica avviene quando Gertrude inizia una relazione clandestina con Egidio, un giovane scapestrato che vive vicino al convento. Questa relazione porta conseguenze tragiche. Quando una conversa minaccia di rivelare il segreto, Gertrude diventa complice del suo omicidio. Il capitolo si conclude tornando al presente, con Gertrude che offre protezione a Lucia e Agnese. Durante il loro incontro, Gertrude mostra un interesse insolito per la storia di Lucia e Don Rodrigo, rivelando la sua familiarità con temi mondani che stupiscono Lucia. Infine, il capitolo accenna al fatto che la presenza di Lucia nel convento non può rimanere segreta a causa della determinazione di Don Rodrigo a trovarla, anticipando possibili sviluppi futuri della trama. Vediamo adesso quali sono le tematiche principali. Il capitolo prosegue il flashback sulla storia di Gertrude, concentrandosi sul ruolo del padre nel forzare la sua monacazione. L'autore critica le rigide regole dell'onore aristocratico e l'uso distorto del potere familiare. La visita di Gertrude al convento è descritta come una rappresentazione teatrale pubblica, orchestrata dal padre per esibire il potere della famiglia. Questa scena richiama per certi aspetti l'episodio di Fra Cristoforo che chiede perdono. Vengono introdotti elementi culturali dell'epoca, come il significato sociale dell'offerta della cioccolata, paragonabile al rito romano della toga virile. Il personaggio di Egidio e il crimine commesso con Gertrude sono brevemente accennati, in contrasto con la versione più dettagliata presente nel Fermo e Lucia. L'interpretazione di Agnese sulle stranezze di Gertrude rivela la prospettiva popolare sui nobili, evidenziando il divario sociale dell'epoca. Il capitolo si conclude anticipando un ritorno alla narrazione principale, creando un collegamento tra la storia di Gertrude e gli eventi che coinvolgono i protagonisti principali. Un piccolo approfondimento. Manzoni adotta una strategia di reticenza nel descrivere azioni malvagie e delittuose nel romanzo. Evita dettagli crudi o morbosi, concentrandosi invece sulle conseguenze del male per le vittime. Questa scelta è particolarmente evidente nella storia di Gertrude ed Egidio, dove la relazione illecita e l'omicidio sono accennati senza dettagli espliciti. Questo approccio, come abbiamo visto, contrasta con la prima stesura del romanzo, Il Fermo e Lucia, dove gli eventi erano descritti più dettagliatamente. La revisione riflette la maturazione artistica di Manzoni e la sua convinzione che la letteratura debba indurre alla riflessione morale piuttosto che solleticare la curiosità morbosa. La reticenza di Manzoni si estende anche alla rappresentazione dell'idillio amoroso tra i due protagonisti, relegato a un antefatto implicito. Questa scelta stilistica mira a evitare il turbamento inutile dei lettori e a concentrarsi sui temi morali e sociali più ampi. L'approccio di Manzoni richiama la tradizione della tragedia classica che evitava scene cruente sul palcoscenico. Riflette anche la sua visione religiosa e la convinzione che la letteratura debba servire a scopi più elevati che il mero intrattenimento. Questa strategia narrativa caratterizza non solo I Promessi Sposi, ma anche le successive opere storiografiche di Manzoni, dove il male è rappresentato con precisione, ma sempre con l'obiettivo di rivelare la verità e rendere giustizia alle vittime.